Rivolgo un cordiale e fraterno saluto ai pastori Elena Posarelli e Marco Franceschetti, qui presenti. Insieme a una rappresentanza della loro chiesa. Vi ringrazio per aver accettato il mio invito ad essere qui oggi. L'incontro fraterno che viviamo insieme questa sera profuma di quella grazia che nel giorno di Pentecoste vide accorrere attorno agli apostoli uomini e donne di ogni nazione allora conosciuta per ascoltare l'annuncio di salvezza, quell'annuncio che risuona fino ad oggi in ogni confessione cristiana. Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. La fede in Lui ci dona la salvezza e nella grazia battesimale ci rende figli amati del Padre, fratelli tra di noi e testimoni credibili del Suo amore per il mondo. Siamo qui insieme per testimoniare non solo che è possibile vivere in modo congiunto momenti di preghiera, ma che è doveroso e giusto, come ricordava Papa Francesco qualche tempo fa, a chi gli chiedeva: «Padre, ma posso pregare con gli ortodossi o con gli evangelici?» Il Papa rispose: «Non solo puoi, devi». Cari fratelli e sorelle in Cristo, in un mondo lacerato da guerre e discordie, in un contesto culturale e sociale nel quale noi cristiani veniamo sempre di più emarginati, discriminati e perseguitati, urge la testimonianza profetica di un'unità che sappia varcare i confini delle differenze dottrinali e delle tradizioni rituali. Come cristiani, soprattutto oggi, non possiamo non testimoniare l'unità nell'amore. Ravviviamo la consapevolezza che in quanto discepoli di Gesù siamo fratelli e sorelle e che pur soffrendo per le differenze che ancora ci separano possiamo cogliere l'essenziale che ci unisce, imparando ad alimentare con le opere di carità e la preghiera quella diversità riconciliata che è frutto non dei nostri sforzi umani, ma è dono di Dio, che continuamente, misteriosamente effonde il suo spirito su tutte le confessioni cristiane e li spinge ad una graduale e sempre più perfetta unità. Quell'unità tanto invocata dal nostro Maestro nella sua preghiera al Padre: siano tutti una sola cosa, siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Le divisioni dentro le chiese e tra le chiese sono uno scandalo che impedisce al mondo di credere in Gesù. Siamo tutti responsabili in misura diversa e tutti dobbiamo chiedere perdono a Dio per quelle volte che abbiamo disprezzato un fratello o una sorella perché non era, tra virgolette, dei nostri. Quanti testimoni della fede hanno speso la loro esistenza lavorando instancabilmente per l'unità tra i cristiani? Ne voglio citare solo due: Fra Roger della comunità di Taizé e Chiara Lubic. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, in un passaggio del paragrafo che tratta il tema del dialogo tra i cristiani, così si esprime: «Sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono,
E se realmente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri. Non si tratta solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi. Sempre Papa Francesco, nel recente viaggio fatto in Bahrain, durante l'incontro di preghiera per la pace, con gli altri leader delle confessioni cristiane, ribadisce con espressioni diverse lo stesso concetto e gli dice: purtroppo con le nostre lacerazioni abbiamo ferito il santo corpo del Signore, ma lo Spirito Santo che congiunge tutte le membra è più grande delle nostre divisioni carnali. È perciò giusto affermare che quanto ci unisce supera di molto quanto ci divide e che più camminiamo secondo lo Spirito, più saremo portati a desiderare e con l'aiuto di Dio a ristabilire la piena unità tra di noi. Fratelli e sorelle, questa sera, nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, facciamo nostro l'anelito e l'invito di tanti fratelli e sorelle appartenenti a tutte le confessioni cristiane che soffrono, lottano, pregano e sperano nella piena e perfetta unità del corpo mistico di Cristo. Viviamo questo momento di grazia nella preghiera fiduciosa per la nostra Chiesa, per tutte le Chiese e per il mondo intero. Trionfi l'armonia, l'unità e la pace tra di noi, tra le nostre chiese, tra i popoli e le nazioni. Lodiamo e adoriamo il Cristo nei nostri cuori in spirito e verità, certi che la preghiera di lode e di adorazione non ci isola, non ci chiude in noi stessi e nei nostri bisogni, ma ci immette nel cuore del Padre e ci connette a tutti i fratelli e le sorelle. La preghiera di lode e di adorazione è l'espressione gratuita e incondizionata del vero culto a Dio. Mossa dallo Spirito, attira la gioia dello Spirito, purifica il cuore, ricostituisce l'armonia, risana l'unità. In quanto discepoli di Gesù, pur essendo molti e diversi tra di noi, formiamo un solo corpo in Cristo. Gesù è il nostro modello. Il suo amore in noi ci comunica il potere di amarci tra di noi in modo sovrannaturale, sempre, così come ha fatto Lui con noi. Questa è la grazia che vogliamo chiedere oggi con fiduciosa insistenza nella preghiera. Gesù, Tu che mi ami, insegnami ad amare come Te. Tu che mi perdoni, insegnami a perdonare come Te. Manda su di me il Tuo Spirito, lo Spirito dell'amore che abbatte muri, accorcia distanze, distrugge pregiudizi e diffidenze, accoglie il diverso e costruisce ponti di amicizia e di fraternità. Proseguiamo con fiducia nel cammino che ci sta dinanzi, sosperando il momento in cui tutti i discepoli di Cristo, senza eccezione, possano cantare insieme a voce spiegata: ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. Amen.